Oggi vi raccontiamo la storia di Don Antonio, un missionario italiano che negli anni 70 ha letteralmente trasformato lo stile di vita di una piccola comunità dell'Ecuador, dove una persona su due moriva prima di raggiungere i 5 anni di età, rendendola oggi uno dei centri più fiorenti dell'intera nazione. Ma prima di parlarvi di lui, andiamo un attimo indietro. Abbiamo fatto un po' di strada e siamo arrivati in un paesino che si chiama Salinas ed è famoso perché ci sono un sacco di produttori di formaggi e quindi non potevamo perdercelo. Adesso andiamo a vedere un po' il paese e vediamo dove trovare il formaggio. Siamo arrivati in centro e stanno giocando equa volley. C'è un sacco di gente anche a guardare. Giochi anche tu? Dopo pranzo magari. Cioè ci sono anche persone di 50 anni che stanno giocando. Ma poi con i jeans, non so come faccio. In paese ci hanno consigliato di venire direttamente alla fabbrica e infatti eccoci qua. Speriamo ci facciano provare un po' di formaggi. Andiamo su nel negozio a vedere cosa c'è di buono. C'è pure il brie, la fonduta, wow. Facciamo razzia. Serena l'ho già perso. Questi sono tutti i formaggi che vendono, ce ne sono tantissimi, c'è anche il provolone, la mozzarella, tantissime caciotte andine con origano, piccanti, c'è anche la fonduta ai quattro formaggi. E questa è praticamente la fabbrica che si chiama Salinerito, che prende il nome da Salinas. E questa ragazza sembra un po' Heidi. Stamattina ci siamo svegliati qui a Salinas, abbiamo dormito nel pueblo che ha circa 1800 abitanti ed è veramente tranquillo e tutti ci salutano. Stamattina street parking super sicuro qui, tra queste casette, lì su c'è una bellissima conformazione rocciosa. Ah, non so perché ma in Ecuador ci sono Fiat Uno a tutto spiano. Con un cerchione sì e un cerchione no. Adesso andiamo a fare una passeggiatina qui nei dintorni perché Salinas si chiama così perché ci sono o c'erano delle miniere di sale. Inoltre ci hanno raccontato che negli anni 70 dei missionari italiani e svizzeri sono venuti qui a Salinas e hanno permesso lo sviluppo e la crescita del settore caseario ed ecco perché ci sono tanti formaggi qui molto simili a quelli nostri europei. Qui mettono i vestiti ad asciugare sopra il tetto di questa casa. Abbiamo preso questo panino che si chiama Wawa, si fa per la ricorrenza della festa dei morti. Ha questa forma con occhi, naso ed è ripieno di marmellata. Siamo arrivati alle miniere di sale. Lì c'è la fonte di acqua salata, c'è qualcuno che parla. E queste vaschette qui servono poi per far evaporare l'acqua e pian piano poi tirare via il sale. Qui c'è un'altra fonte di acqua salata che sgorga direttamente dalla roccia. Un po' di spesa di verdure. Super happy? Sì, costa poco ed è bellissimo, fresca. Ci sono anche le fragole qui, i piselli sgusciati a mano. I lupini piccolini. Questa è la tiendita. Ah, qui c'è la colada morada. ¿Y esto qué son? Tortilla de trigo. Ah, tortilla de trigo. De queso. Ecco la merenda del campione, tortilla di farina e colada morada. Buonissimo, c'è il
formaggio dentro filante. Poi è il formaggio di qua, quindi è molto saporito, veramente buono. Siamo rientrati nel van perché sta per venire a piovere e oggi faremo una bella pasta con quello che abbiamo trovato in paese. Questi pomodori bellissimi, queso parmesano e basilico. Ecco la grande cuoca. Gobba. Gobba. Però sta uscendo una pasta niente male. Poi ho fatto anche un'insalatina con l'insalata di qua. Ci siamo sistemati vicino a un campo sportivo che dà praticamente tutta la vista sul paesino e sulla valle. Questo è il parmigiano di Salinas, cioè lo fanno qua. È la cosa più importante, perché era da tantissimi mesi che non lo compravamo, perché quello importato costava un po' tanto. L'abbiamo trovato. Odor check. Vai di odor check. Proviamo questo queso. Vai con una bella spolverata. Oh. Dopo aver conosciuto il paesino di Salinas, siamo voluti venire a conoscere Don Antonio, che è una persona molto speciale che ha aiutato per il cambiamento di questo paese, e adesso ci racconterà un po' com'è andata. E lei di dov'è? Da quanto è qui? Io sono di Venezia, sono salesiano, sono venuto nel 70 con un gruppo di volontari dell'operazione Mato Grosso per 4 mesi, che mi avevano invitato come sociologo per accompagnare il gruppo, e sono arrivato e mi sono innamorato subito, più che per le necessità, per vedere il desiderio della gente di uscirne, ma uscirne in forma collettiva. Questo noi, questo nosotros, mi suonava strano, perché veniamo da un paese in cui io è il primo, il secondo e anche il terzo, invece qua sempre parlavo con una persona e parlavo in plurale. Dico no, qui posso vivere la mia forma pastorale di essere prete in forma come si dice una cosa e dopo che si possa anche fare nella stessa maniera. Quando Don Antonio era arrivato a Salinas come missionario negli anni 70, faceva parte della missione Mato Grosso, un'importantissima missione italiana umanitaria che ha operato in molti paesi del Sud America. Quando è arrivato non c'erano case, ma solo capanne di terra e paglia, e l'aspettativa di vita, da come ci racconta, era veramente molto ridotta. Morivano i bambini il 45% prima dei 5 anni. Ed era una cosa terribile vedere queste scatolette in cui li mettevano così con carta da giornale. Sicuramente il clima, l'igiene, la denutrizione, qualunque malattia, qualunque una polmonite era già per partire. Quindi il cambio doveva venire in forma totale, incominciando dalla liberazione dall'azienda, dal terratenente. Quando Don Antonio è arrivato qui, le saline erano l'unica fonte di sostentamento per gli abitanti di Salinas. Questa comunità viveva in una condizione lavorativa di schiavitù a causa dei terratenenti, ovvero i proprietari delle saline che vendevano il sale tenendosi i ricavi e lasciando in povertà il villaggio. Non c'era strada, non c'era acqua, non c'era luce, non c'era comunicazioni, la scuola era una cosina appena così simbolica. E allora la prima cosa è stata mettersi in quello. Però bisognava, secondo anche il vescovo diceva, trasformare questo in un'organizzazione, se no si risolve un problema e dopo bisogna sempre cominciare da capo. Non si fa storia se non c'è un'organizzazione. E allora la seconda decada delle organizzazioni, la cooperativa di risparmio, la cooperativa per le donne, per i giovani, diversificando un po'. Però poi la terza è le fonti di lavoro, perché quando siamo trovati senza padrone, siamo trovati anche senza l'uso del sale. L'impostazione sociale che stava portando Don Antonio ha decisamente trasformato il villaggio di Salinas, portando servizi, lavoro, scuola e un'aspettativa di vita molto più alta. Ma come è stato possibile? Sentite cosa ci dice. Questa era la situazione, però con questo noi che mi ha appassionato fin dall'inizio e che mi ha aiutato a dare un senso pastorale. Io non sono venuto per fare i formaggi, per fare l'imprenditore, sono venuto per fare il prete. Salina ha anche sfide in avanti proprio per questa responsabilità di dimostrare
che è possibile uscire dalla povertà in forma solidaria, perché a volte dice sono belle idee, durano un po' e dopo tutto svanisce. Noi abbiamo potuto dimostrare in 50 anni che c'è una solidità nel fare le cose insieme, ovviamente in un contesto che non è solo del fare, per esempio anche del vendere. Lo svizzero che ci ha insegnato i formaggi, la cosa più geniale non è stato i formaggi, che già sapevano in qualche modo, ma mettere un negozio a Quito. E adesso vogliamo entrare in pieno nel commercio, giusto? Vorremmo incluso mettere su un negozio di tutti i prodotti solidari dell'Ecuador. Oggi, da molti punti di vista, Salinas è sicuramente un modello che ha saputo attirare il turismo nazionale e fin da quando siamo arrivati ce ne siamo accorti. Tu vedi qua bambini di giorno, di sera, di notte camminare come principini in giro per il paese senza nessuna minaccia. Io dico sempre chi viene qua non viene per farsi ricco. Non c'è la situazione per fare grandi capitali, però per avere una vita degna e vivere in pace, in armonia, sì. Siamo le due ali sempre del colibrì, la motivazione e il servizio. Mia mamma diceva, a te, Antonio, mi metto, ti andrà bene perché sai motivare la gente. Mia papà diceva, non fargli caso alla tua mamma, la gente non le interessa la motivazione, no. Interessa un buon servizio. E io sempre domando, chi aveva ragione? Tutti e due, perché la motivazione è quella che ti apre gli spazi, che ti fa vivere come persona, però se proprio rimane solo come spazio, la gente deve avere il pan di cada dia, che sia un pan nostro, la motivazione è il nostro, ma il pane è il servizio. Ringraziamo Don Antonio per aver dedicato la sua vita all'Ecuador e come lui tanti italiani che hanno fatto e stanno facendo moltissimo per il Sud America. Buongiorno, oggi ci troviamo a Guaranga, abbiamo dormito vicino ai pompieri della città e ci stiamo vedendo il centro che è veramente molto carino perché è molto colorato, c'è tanta gente anche se siamo in settimana, è molto cibo da strada, quindi molto interessante, andiamo a vedere. Qui siamo arrivati in questo banchetto dove la signora ci sta preparando delle uova sode di quaglia. 50 per favore, sì, 5. 5 piccole uova sode al prezzo di 50 centesimi con un po' di sale. Grazie. Ecco qua. Oh, che linda. Un piccolo snack da merenda con delle uova di quaglia. Finger food con uova di quaglia. Buono. 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 Y ay, qué rico está sonando mi son, me lo voy a llevar hasta la tumba, y ahora yo te invito a mi fiestón. Ecco il carretto del gelato. C'è un ragazzo che ci ha appena invitato a casa sua per vedere la vista dal balcone. Eccolo che ci fa strada. Questa casa era un hotel, antes. Ah. Questa è la casa más antigua de Guaranga. In pratica ci sta raccontando che questa via è costituita dalle prime case del centro di Guaranga. Questa è la zona che collegava praticamente la Sierra, ovvero le Ande più alte, con il mare, ovvero Guayaquil, che è la seconda città dell'Ecuador. Qui i cavalli si fermavano per fare manutenzione agli zoccoli. Ed era in pratica una piccola stazione di servizio dell'epoca, si parla del 1800. Lustra scarpe, ecco qua. Stiamo entrando in una caffetteria davvero speciale. Si chiama I Sette Santi ed è un caffè galleria. Ci sono anche le maschere di carnevale, veramente belle. Di questo che è? Del dentista. Wow! Questo è un apparecchio per il dentista. Wow, incredibile. E questi sono i trapanini. Non fate dei cani, ma sono. No. Vai a girare la mia dentista. No.
Stiamo andando a vedere il mercato col nostro amico. Ecco il mercato. Questo frutto stranissimo si chiama babaco, sembra una papaya però con una forma a stella dall'alto. Bellissimo vedere la frutta e la verdura tutta ordinata, che colori, tantissime fragole e more, questo sacco è pieno di more, ci sono anche qua. Poi vendono anche i bouquet di rose. Ed eccoci alla Plaza de Comida. Cosa sta facendo? Ah, e qua ci sono i vari gusti. Ah, ecco qua. Il gelato tipico di Guaranda. E questo succo fluo che cos'è per te? Questo è Vai. Di rosa. Rosa succo e latte. Fluo. Vai. Tutto un frulla frulla qua. Grazie. Questo si chiama Levanta Muerto. Ovvero che riesce a risollevare i morti, a resuscitare i morti. Ma questo è un cocktail bar del mercato. Che venga, che visite in Guaranda il mercato 10 di novembre. Adelante Italia. Adelante Italia. Il giorno del Chimborazo. Ah, del Chimborazo. Mamma mia, qua il succo fluo si beve. Abbiamo scoperto che è anche naturale. Sta preparando il resuscita morti. Ci ha appena buttato un uovo dentro. Cos'è? Pony. Ah, la Pony Malta. Wow. Ah, quanto zucchero. Vaniglia. Vaniglia o Coca-Cola? Che è il Coracò. Che è questo? Che è il Coracò. Però non sai che è. Coracò. In questo intruglio c'è qualcosa di spettacolare. Wow. Ah, giustamente nel collino un po'. Usted se puede abrir un cocktail bar a Milano, a Italia. Claro. ¿Qué me ve? Puede hacer cócteles a Italia. E ora se va a levantar usted. Acá una mica. Adesso sto per provare il pranzo tipico di questo paese. Vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Questo è l'ornado, ovvero carne di maiale al forno, e sotto c'è il mais inca, che è un mais bianco tipico di queste parti e di tutto il Sud America, da parte del Perù e dell'Ecuador. Qui si versa praticamente sopra una ciccia che si chiama anche agrio, che è fatta di cipolle, limone, un po' di aceto, e serve per completare il pasto e dare sapore. Ecco qua. Che sta facendo? Sto cortando. Ah. Para servirle a usted el platito que me pidió. Ah. Ya. Ese es l'ornado. Ese es el cerdo que dicen ustedes. El cerdo. El cerdo. Ahí está el platito. Gracias. De ustedes, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Esto es que está hirviendo? Es la panza del chancho. Toda la menudencia del chancho. Todo eso es la menudencia, sí. Ah, ok. Questo invece è il mio piatto, io ho preso le tortillas di patate e poi c'è un sacco di verdura, l'uovo, tutto questo piatto per $2, sembra buonissimo. Lontano dai circuiti turistici, Salinas e Guaranda hanno rappresentato per noi il vero animo ecuadoriano, fatto di umiltà, spirito di collaborazione e anche tantissima tradizione locale. Una conferma che spesso bisogna uscire dagli itinerari turistici per avventurarsi un po' e scoprire qualcosa di nuovo. Ora il sud dell'Ecuador ci aspetta e noi ci rimettiamo in viaggio.